correrà molto velocemente. È una grande notizia questa dell'insediamento di questa fabbrica per produrre veicoli elettrici e di top di gamma. 5 anni fa io presi contatto con questo territorio che stava vivendo il dramma del fallimento di un'azienda importante proprio in questo settore, era la TR di Colonnella che produceva telai e filtri di carbonio, quindi un'azienda molto innovativa e avanzatissima che forniva i migliori player internazionali e internazionali del settore. Che 5 anni dopo arrivi un'azienda che mette in campo una fabbrica che produrrà secondo le intenzioni fino a 25.000 veicoli l'anno con centinaia di nuove assunzioni da prevedere da qui a 2 anni e una produzione concreta che sfornerà questi veicoli a partire dal 26, è una grande notizia per il territorio. Inverte anche quella sensazione che si era avuta soprattutto nella provincia teramana che l'innovazione, la transizione ecologica, il passaggio verso l'elettrico avrebbe tagliato una parte dell'industria automobilistica del territorio molto legata al motore endotermico, quindi questa presenza crea un'inversione di tendenza.